Ciao amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Street Photography School. Oggi parliamo di manifesti pubblicitari, quelli che troviamo negli angoli delle nostre strade e nelle nostre città. Come sapete, la pubblicità è un elemento caratterizzante della società moderna, per cui lo street photographer, essendo un testimone della contemporaneità, ha il dovere di inserire e comprendere i manifesti pubblicitari all'interno delle sue foto. Ovviamente deve cercare di inserirli nelle sue foto in modo non banale, ma in modo creativo e originale, anche perché possono darci delle foto davvero belle e a volte anche geniali. Oggi vi do tre consigli per poter creare delle immagini davvero creative utilizzando i manifesti pubblicitari, ma anche i murales, che sono un altro elemento presente all'interno delle nostre strade e nelle nostre città. Il primo consiglio, quello più importante, è cercare sempre di dare un messaggio, in questo caso utilizzando i manifesti pubblicitari. Il messaggio può essere di qualsiasi tipo, può essere un messaggio sociale, un nostro punto di vista, un messaggio politico, eccetera. Però in questo caso cercheremo di farlo utilizzando appunto queste risorse, ovvero i poster, i manifesti, i murales presenti sulle nostre strade. Per farvi capire il concetto, guardiamo questa foto che è abbastanza chiara. Si vede un personaggio che ha un telefono in mano e alle sue spalle il cartellone pubblicitario raffigura un altro uomo, un'altra persona che sembra guardare con attenzione il telefono della donna lì in primo piano. In questo caso il fotografo ha lanciato un messaggio chiaro, ha denunciato probabilmente il fatto che tutte le nostre conversazioni, le nostre comunicazioni sono tutte sotto controllo, dai messaggi alle mail, agli SMS. Quindi questo era un buon esempio di come utilizzando un manifesto pubblicitario si può comunque dare un messaggio che va al di là della situazione effettivamente rappresentata. Il consiglio numero due è cercare di intrecciare in modo perfetto il soggetto umano rappresentato nella nostra foto con il soggetto raffigurato nel cartellone pubblicitario. Questo vuol dire che a primo impatto, quando guardiamo una foto, il nostro occhio quasi non si deve rendere conto della differenza tra la parte reale costituita dall'uomo e dalla parte finta costituita dal manifesto pubblicitario. Vi faccio questo esempio guardando questa foto. A primo impatto il nostro occhio quasi non coglie il fatto che l'immagine raffigurata sul muro sia appunto un'immagine. Lo coglie quasi come se fossero due persone in carne ed ossa che si scambiano un bacio. Qui il fotografo è stato molto bravo a cogliere il momento perfetto in cui le due figure si sovrapponevano in modo giusto. Il consiglio numero 3 è aspettare il momento perfetto. Questo lo facciamo già in street photography, ma quando abbiamo a che fare con i manifesti pubblicitari dobbiamo essere ancora più attenti. La maggior parte dei fotografi che utilizzano un manifesto pubblicitario ha già in mente la foto finale, quindi aspetta con pazienza il passaggio di un soggetto ideale partendo dal poster o dal murales che ha identificato come possibile elemento della sua foto. Guardiamo questa foto per capire il concetto. Qui il fotografo ha atteso con pazienza probabilmente il passaggio di un soggetto ideale. Infatti vediamo che il manifesto pubblicitario presente lega molto bene con questo tipo di soggetto che ha in mano una sigaretta. E infatti il manifesto pubblicitario continua, dà continuità all'azione sul soggetto in carne ed ossa. Qualsiasi altro tipo di soggetto nella foto non avrebbe dato lo stesso impatto, quindi il fotografo è stato molto bravo e paziente ad attendere il momento ideale con il soggetto ideale. Sui manifesti pubblicitari e sui murales c'è tanto altro da dire sicuramente, ma quello che mi auguro che facciate è creare delle immagini ironiche, proprio come quelle che abbiamo visto fino adesso, perché i manifesti pubblicitari
si prestano molto bene a questo tipo di immagini, a questo tipo di foto. Quindi se avete dei commenti oppure volete dare dei suggerimenti su questo tema affrontato oggi, scrivetelo pure nei commenti qua in basso. Prima di lasciarvi alla solita raffica di foto che oggi ha il tema appunto dei manifesti pubblicitari, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video se volete. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti!